tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo sarà un video dei prodotti finiti. Devo dire, a questo giro abbastanza. Siccome io venerdì sarò presente, andrò al Sana, quindi prevedo delle entrate di prodotti. Ecco, mi sono data allo smaltimento folle in quest'ultimo mese. Tra l'altro, apro una piccola parentesi, appunto, come vi dicevo, sarò in fiera venerdì 7 e quindi se voi siete lì, insomma, fatemi sapere, scrivetemi nei commenti qua sotto il video oppure su Instagram. Tutti i link dei miei social sono qua giù nell'info box. Insomma, scrivetemi, che mi fa piacere incontrarvi, e se doveste trovarmi per caso tra gli stand, ecco, fermatemi, perché mi fa piacere comunque chiacchierare un po' con voi. Ma adesso passiamo ai prodotti. Allora, parto con dei prodotti un po' meno interessanti. Ho finito le Lady 3 della Sien, che sono le lamette. Queste qua sono molto buone, le utilizzo anche per la zona bikini, mi trovo molto bene, non costano tanto, quindi le compro sempre. Come compro sempre anche queste salviette intime di Sofidè, sono 10 salviette con estratto di malva, mi piacciono molto, mi sembra costino tipo 1 euro da Ipersoap e mi piacciono tanto, quindi anche quelle le compro e le ricompro. Poi ho finito, allora in realtà di questo prodotto ho finito tipo 3-4 dispenser da 500 ml per le mani. Questo qua sarebbe la ricarica da 1 litro ed è il sapone del Mugello, quello al Marsiglia, quello classico. Ha un buon inci, costa poco, si può trovare un po' ovunque e appunto abbiamo finito questa super ricarica. Mi piace tantissimo, la profumazione è ottima, non va a seccare la pelle, lava bene. Di questo, come tutti i prodotti che vi mostro, giù nell'info box trovate link che vi rimandano appunto alle review che ho fatto sul mio blog, lì potete trovare i prezzi, l'inci a pallini e tutte le varie informazioni su dove trovarli, eccetera. Quindi comunque questo è un prodotto ottimo che continuo a ricomprare. Sempre per il corpo ho finito questo pediluvio rilassante. Questo qua è di Lab Natu ed è con alume di rocca, acido lattico e lenisce gli arrossamenti e stimola il ricambio cellulare. Allora, questo qua mi era stato omaggiato al Sana dello scorso anno. Ha una profumazione veramente fantastica, molto buona, molto rilassante, mi è piaciuto tanto come prodotto, ne ho anche uno energizzante, se non sbaglio, che devo ancora provare. Comunque un prodotto buonissimo che assolutamente consiglio, veramente buono. Ho finito una crema per le mani di Benecos, questa qua è quella ai fiori di sambuco, mi sembra, e albicocca. Mi è piaciuta molto, la profumazione in questo caso sa di albicocca, perché io ho provato anche il deodorante della stessa linea, però non sapeva assolutamente di albicocca, aveva una profumazione nauseante. Invece nella crema mani si sente proprio la profumazione delicata di albicocca, è una buona crema mani, non fa scia bianca, non va ad ungere, non va a appiccicare. Se cercate qualcosa di molto nutriente, soprattutto per il periodo invernale, questa non ve la consiglio. Però se cercate una crema da applicare durante il giorno, che non lascia le mani unte, ma che vada comunque ad idratare, non a nutrire però, allora ve la consiglio, è buona anche per il periodo estivo e mi è piaciuta, 75 ml e costa veramente poco. Poi ho finito due solari, allora uno è questo della Yves Rocher ed è protezione 15 ed è lo spray, quello invisibile, per corpo, 0 tracce, 150 ml. Io ogni anno compro i solari della Yves Rocher perché mi trovo veramente molto bene. Questo non mi andava a scottare, va ad ungere leggermente, ma non è una cosa assolutamente fastidiosa, si spalma molto bene e mi piace tantissimo. Non è la prima confezione che acquisto, anche se per il prossimo anno ho intenzione di provare qualcos'altro, perché mi sono un po' stufata sempre dei soliti prodotti. Come mi sono sempre stufata, ma perché mi piace tanto, della protezione 50 per bambini della linea Sien Sun. Io questa la utilizzo per i tatuaggi, è ottima, non mi scotto, mi piace veramente moltissimo, lascia una leggerissima
patina bianca, però non è quella crema pastosa, non è un pastone e non va a ungere, non è pesante sulla pelle. Mi piace tanto, ogni anno la compro, però per il prossimo anno vorrei provare qualcos'altro per cambiare, comunque è ottima. Poi ho finito un prodotto, ho finito, devo cestinare un prodotto di make up. Questo qua è un lip gloss matte con olio di macadamia e vitamina E della marca Not, non so come si pronuncia, è sempre questo problema. Mi era stato mangiato al Cosmo Prof. Il prodotto in questione è questo. La colorazione è molto carina, è molto carino anche come prodotto, come lucida labbra. Il problema è che era già così rotto e quindi ogni volta perde prodotto dai lati e faccio tanto casino, quindi devo buttarlo perché così è proponibile. Comunque la colorazione era molto carina, non era troppo appiccicoso, come prodotto era anche buono, però non riesco ad utilizzarlo. Poi, prima di passare ai prodotti viso, volevo farvi vedere un secondo prodotto per la casa. Allora, ho finito questo deodorante per ambienti di Elan, More e Muschio. Questo qua mi era stato omaggiato al Cosmo Prof, mi sembra. Mi è durato tantissimo, perché mi è durato da febbraio a oggi, sono 100 ml di prodotto. La profumazione è molto buona, è dolce ma non è stucchevole. A me le profumazioni, le more mi piacciono da mangiare, ma la profumazione alla mora mi stucca tantissimo e non mi piace assolutamente. In realtà questo qua non era così nauseante, non era così dolce, mi è piaciuto, profumava tantissimo la stanza, si sentiva anche dal corridoio. Quindi un ottimo profumo per ambiente, mi è piaciuto tantissimo e mi è piaciuta anche questa profumazione, quindi buono, volevo segnalarvelo perché è un buon prodotto. Passiamo adesso ai prodotti per il viso. Allora, questo dentifricio sbiancante Aloe Gel di Equilibra è un prodotto che utilizziamo ormai da anni tutti in casa. L'avevamo iniziato a utilizzare per via dei miei nonni, loro facevano la chemio e avevano problemi alla bocca, alle gengive, avevano appunto la bocca dolorante, le gengive che sanguinavano, e questo prodotto effettivamente era per loro ottimo. Comunque io l'ho utilizzato anch'io, l'abbiamo utilizzato un po' tutti in casa e continuiamo a ricomprarlo, quindi io ve lo segnalo come un ottimo prodotto per tutta la famiglia, in particolare se state facendo la chemioterapia, comunque un prodotto che aiuta a dare sollievo alla bocca. Finito questa mousse detergente viso con olio di argan della linea L'Arganic di Natura House. Di questo io vi ho fatto un video review su tutta quanta la linea che vi lascio linkato. È un prodotto che mi è stato omaggiato dall'azienda. La profumazione è veramente squisita, è un prodotto che mi è piaciuto tantissimo. Allora, intanto la schiuma è una bella schiuma soffice e corposa, è un prodotto liquido, lava molto molto bene il viso, non lo va a purificare ma allo stesso tempo ad idratare, non risulta pesante, non va a seccare, non va a tirare o irritare la pelle, non brucia gli occhi e riesce a rimuovere gli ultimi residui di make up. Non è un prodotto struccante, però comunque è un buon prodotto, mi piace veramente tanto. L'inci è buono ed è un prodotto che potrei acquistare tranquillamente. Poi ho finito questo prodotto di Elan che ho preso in una rivista molto tempo fa, ed è lo scrub purificante e sfoliante per pelli normale e mista con noccioli di mandorle dolce. Allora, io questo prodotto ho provato a utilizzarlo sul viso, è un gel con tanti granulini. Però per me, per il mio tipo di pelle, che io ho una pelle mista, però è una pelle che tende a lucidarsi, è una pelle che tende ad avere delle imperfezioni, ma anche una pelle molto sensibile con problemi di capillari fragili, cuperose, eccetera, e questo prodotto sul viso è stato troppo aggressivo, quindi l'ho utilizzato sul corpo. Sul corpo scrubba molto bene, è un prodotto che comunque non va a seccare la pelle, però ecco, non l'andrei a acquistare perché per me, per il mio viso, non è stato proprio il massimo. Ho finito poi questo tonico di Comfort Zone della linea per pelli sensibili, mi è piaciuto tanto. Questo mi è stato regalato dalla mia amica Valentina, lei non piaceva, mi sembra, la profumazione. A me la profumazione non dispiace, è un buonissimo tonico, andava ovviamente, vabbè, a ripristinare il pH della pelle, il film idrolipidico, andava a lenire
lievemente ad idratare, non era un tonico appiccicoso, non creava quella schiumetta fastidiosissima, mi è durato tantissimo, ma veramente tantissimo, è un prodotto ottimo secondo me, a me i prodotti di Comfort Zone piacciono tantissimo, sono 200 ml, non costa poco, ma dura tanto. Ho finito poi un altro prodotto di Elan, questo qua mi è stato omaggiato a un Cosmo Prof, mi sembra, della linea Doro, e questo è uno scrub levigante anti-rughe per le labbra. Era un barattolino, allora il barattolino secondo me è un po' scomodo, 15 ml, una profumazione gradevole. Il barattolino è un po' scomodo perché non mi piace l'idea di andare a infilare il dito nel prodotto. Però a livello di scrub mi è piaciuto molto, è uno scrub molto efficace, però allo stesso tempo delicato, inoltre aveva molti oli nella composizione, quindi andava anche ad idratare le labbra oltre che a lisciarle, un prodotto veramente buonissimo che effettivamente andava un po' a ripristinare le labbra, a rimetterle un po' in sesto, e buono, ve lo consiglio. Ho finito poi due contorno occhi, uno è di Jala Cosmetici, questo qua mi era stato omaggiato dall'azienda, vi lascio il link di quel video, 15 ml, è un gel occhi idratante che può essere utilizzato anche sotto il contorno occhi, è un gel occhi che mi ha durato tantissimo ed è un gel occhi assolutamente ottimo, la profumazione delicata e andava a creare un po' un effetto di lifting, un effetto tiraggio, andava a distendere gli occhi, però non andava a tirare la pelle. A volte fanno dei prodotti che sembra quasi che secchi, che vada a seccare la pelle, questo andava sì a fare, aveva un effetto tensore ma non fastidioso, non andava a seccare il contorno occhi, un prodotto ottimo, ottimo per chi ha un contorno occhi normale da utilizzare anche da solo, soprattutto in estate. Se invece avete un contorno occhi molto secco, questo qua ve lo consiglio sotto un contorno occhi, è un prodotto ottimo, non è un prodotto economico ma è un prodotto assolutamente molto efficace e anche questo ve lo straconsiglio. Altro contorno occhi assolutamente una fascia di prezzo diversissima è questo qua di Alterra Anti-Age con Q10. Questo qua mi è stato regalato da Zelda, che saluto, e certificato Natru. È un prodotto che si può trovare solamente nei Rossmann, quindi Germania, Austria, non in Italia per il momento. La profumazione buona, un buon contorno occhi idratante, non faceva scia bianca, ottimo, ma se cercate qualcosa di nutriente questo non è adatto a voi. È un prodotto idratante ma non nutriente. Poi due maschere viso, allora una è del marchio Nature Republic Alti 3, questa qua l'ho acquistata in un pacchetto su Amazon, comunque anche di questo ho fatto la recensione se volete vedere l'inci. È una maschera coreana che va lasciata in posa da 10 ai 20 minuti, ha molti estratti al suo interno, ha il tea tree, la peonia, la menta, l'eucalipto, la melissa, camomilla, origano, lavanda, centella asiatica, insomma ha tanti estratti, una buona maschera. La profumazione non sa di tea tree, non sa di erbe, quindi non è quella profumazione erbacea che a tanti può dare fastidio, la profumazione è ottima. Il tessuto mi è piaciuto molto perché era un tessuto non troppo fine, non troppo spesso e andava ad aderire benissimo sul viso, e il prodotto è un gel. L'ho lasciata in posa per una mezz'oretta, mi ha pulito la pelle, pulito i pori, ma non mi ha seccato la pelle, non me l'ha sgrassata eccessivamente, non mi è andato ad irritare, quindi aveva un effetto idratante, un effetto lenitivo, distensivo, però anche un effetto rinfrescante e purificante allo stesso tempo. Mi è piaciuta molto, vi faccio vedere il tessuto, che pensate che è ancora bagnato, quindi vengono secondo me più applicazioni con questa maschera tranquillamente. Il tessuto in questione è questo qua, aveva dei buchi abbastanza grandi per gli occhi, mi è piaciuta, e proverò anche le altre maschere, le altre tipologie di maschere, comunque questa buonissima. L'altra maschera che ho utilizzato è questa qui di Zao, l'ho acquistata sul sito Bioemporio Natura, vi lascio il link del video haul che ho fatto, è una maschera al voto, qui è scritto tutto in mille lingue, non so il russo, comunque è una maschera che
aveva appunto la maschera in tessuto e il siero da applicare dopo. Non mi è piaciuta per vari motivi. Allora, la maschera, il tessuto della maschera non andava ad aderirsi, non si aderiva al viso. La maschera non era ben imbevuta perché il prodotto non era in gel, non era un liquido, ma era proprio una crema. Quindi mi sono ritrovata con il tessuto quasi asciutto e tutto il prodotto nella busta. Ho provato a spalmarlo sopra il tessuto con le mani, però comunque non andava a aderire, non rimaneva lì il prodotto, quindi è stata un po' inutile. Inoltre aveva questo pezzo lunghissimo per il collo che stava ciondoloni e sporcava tutto e non si andava ad attaccare al collo, quindi inutile. Grande come forma anche per la testa, quindi molto scomodo, mi sono andata a sporcare i capelli. Inoltre dopo 5 minuti che l'avevo in posa mi ha iniziato a pizzicare tantissimo, ho dovuto togliere e sciacquare il viso, avevo il viso completamente in fiamme. Per quanto riguarda il siero, anche qui non è proprio un siero ma è una crema, non fa scia bianca, non appiccica, il problema è che è molto pesante sul viso e quindi mi ha fatto sudare terribilmente e ho ributtato fuori tutto il prodotto. C'è ancora siero perché ce n'è tantissimo, molto di più per un'applicazione secondo me, però non mi è piaciuto né la maschera né il siero e non andrò a riacquistarla. Vi faccio vedere la maschera com'è e il tessuto tra l'altro è anche spesso e non mi è piaciuto. Comunque la maschera in questione è questa, che è una maschera enorme con i buchi per gli occhi piccolissimi, il buco per il naso e il buco per la bocca piccolissimo, con questo spazio nel mezzo che era enorme, quindi mi andava a coprire la bocca, e poi c'è questo pezzo ciondoloni per il collo che però non si attacca al collo ma si attacca alle maglie, quindi assolutamente non mi è piaciuta. E poi ho finito, mi sono anche tutta sporcata, ho finito dei campioncini. Allora, intanto un campioncino di Drena Fast, drenante depurativo di equilibrio, questo qua è un prodotto che io sono andata a versare in un litro di acqua e l'ho bevuta durante il giorno. Effetto drenante non l'ho trovato più di tanto, il sapore però era molto buono, molto piacevole, non si andava quasi neanche a sentire, andrebbe provata appunto tutta la confezione perché con una boccettina sola non si può capire. Poi ho finito questo prodotto di Elan, che è una crema levigante riparatrice per talloni screpolati, calli e duroni della linea Pia Veloce. Mi è piaciuto tantissimo, andava a nutrire e ad ammorbidire tantissimo i piedi, non va a ungere, non va a appiccicare, si può camminare scarse tranquillamente senza scivolare per terra e ci possiamo anche rimettere le calze, quindi un prodotto buonissimo che mi ha assolutamente piaciuto, molto nutriente, un buon prodotto. Poi ho finito questo campioncino di SPF 30 di Madara, questo qua sarebbe per il viso, infatti è leggermente colorato perché va proprio a uniformare la pelle. Io non l'ho utilizzato per il viso ma l'ho utilizzato per il seno, in una giornata in cui avevo finito appunto la protezione 50, io in genere ho anche il pezzo di sopra al mare, però quel giorno volevo stare senza, non mi volevo scottare e l'unica protezione un po' più alta che avevo era questa, quindi l'ho utilizzato sul seno. Calcolate che è un pezzo di pelle che non ha mai visto il sole in tutta la vita, ho 27 anni, in 27 anni non ho mai visto il sole, non mi sono scottata assolutamente, è un prodotto che non va a ungere, non si sente proprio che è sulla pelle, protegge benissimo dal sole e inoltre, a parte che non fa scia bianca eccetera, e inoltre va ad uniformare la pelle, quindi un ottimo prodotto che penso di acquistare per il prossimo anno. Ho finito poi anche un campioncino di Doposole di un marchio che sinceramente non so come si chiama, di Ecran forse, vabbè, questo nulla di che sinceramente. Poi ho finito questo gel doccia di Elan, Emozioni Blu, freschezza e vitalità, buon prodotto, però non è tra le mie profumazioni preferite di Elan, però a livello di gel doccia buono. Ho finito il gel purificante per il viso di Cartier, mi è piaciuto tanto, fa una buona schiuma, non va a bruciare gli occhi, non va a seccare o tirare la pelle, un buon prodotto. Poi ho finito un campioncino di Ava Acne Control, mi è piaciuto tantissimo, voi calcolate che l'ho aperto perché avevo dei brufoli un po' sparsi nel viso, questo prodotto ve li fa sparire, cioè il giorno dopo non avevo più niente, però allo stesso tempo non vi secca assolutamente la pelle.
quindi è un prodotto fantastico, è un po' un siero, un gel siero, quindi si può applicare sopra anche un'altra crema e mi è piaciuto tantissimo. Io questo lo tengo da parte e sicuramente lo comprerò perché è un prodotto che ho trovato ottimo. Se avete problemi di acne io ve lo straconsiglio perché è molto molto efficace. Poi ho finito questa crema corpo di Juice Form della linea Argan con appunto argan, olio di jojoba, burro di karité, burro di mango, aloe, rosa damascena e vitamina E. Mi è piaciuto molto, un buon profumo, una buona crema, idratante, non fa scia bianca, non appiccica, anzi più che idratante è nutriente, quindi buona e ve la straconsiglio. Poi ho finito questa maschera per tutti i tipi di pelle di Biomarine. Questo qua è un prodotto israeliano, metterlo, fare o non fare questa maschera è stato lo stesso, quindi insomma boh, un prodotto che non mi ha saputo dire niente. Poi ho finito due campioncini di questa maschera, praticamente con due campioncini ho fatto una maschera per il viso e sola. Poi ho utilizzato sempre di Elan, gel profumato, gel doccia profumato della linea Giardini Segreti, anche questo buonissimo prodotto, profumazione non è delle mie preferite di quelle di Elan, però come gel doccia ottimo. E poi ho finito questo della linea Eco Laboratoire, questo shampoo, credo che sia nutriente, l'ho utilizzato quando andavo al mare ogni giorno, quindi ogni giorno andavo a lavare i capelli. Una buonissima profumazione, un buon prodotto, non mi è andato a irritare il cuoio capelluto o seccare i capelli, non me li ha appesantiti, me li ha lavati molto bene, è rimasto delicato e buono, fa tanta schiuma, l'ho utilizzato puro e mi è piaciuto molto. E questi erano i miei prodotti finiti, fatemi sapere se avete qualcosa da consigliarmi. Io vi saluto e ci vediamo o al prossimo video o venerdì al Sana e niente, grazie per aver guardato il video. Ciao ciao!